Oggi dobbiamo fare festa, vi ringrazio ancora per essere qui e il futuro, come abbiamo sempre detto, è il futuro ci appartiene. Fabbri nel nostro destino, tutti uniti e tutti insieme per il Salento e viva il Movimento Regione Salento. Grazie, grazie ancora una volta per essere qui. Sorrisi, pacche sulla spalla, abbracci e soprattutto una grande voglia di sentirsi protagonisti. Il tradizionale appuntamento estivo al Malè del Movimento Regione Salento è servito a consolidare il senso di appartenenza che accomuna uomini e donne che ogni giorno si spendono per il bene del territorio salentino. Una festa al ritmo di musica, rigorosamente anni 80 e 90, tra un cocktail e un pasticciotto. Anni sono un bel risultato, ma siamo solo all'inizio. Gli obiettivi da raggiungere sono ancora tanti e ambiziosi e credo che insomma in questi 13 anni abbiamo anche ottenuto degli ottimi risultati, perché abbiamo fatto una politica sempre tra la gente, per la gente, sempre al servizio del nostro territorio e della nostra comunità, e quindi i risultati penso che si vedano. Anche questa sera c'è stata una bellissima partecipazione dei nostri militanti, dei nostri dirigenti, tutti uniti per l'obiettivo comune, quello di dare un contributo alla crescita, allo sviluppo sociale, economica, politica, culturale del nostro Salento, della nostra terra. Il Movimento Regione Salento ha festeggiato i suoi 13 anni, ma le sue battaglie restano sempre di strettissima attualità, per la buona sanità, per la difesa dell'ambiente, per garantire trasporti moderni ed efficienti, per la sicurezza delle nostre strade, per assicurare uno sviluppo sociale, economico e culturale di una terra che rivendica rispetto e attenzione. La festa è stata l'occasione per ritrovarsi e per ribadire la bontà del percorso politico-amministrativo del Movimento. Ci sono degli obiettivi davanti a noi molto importanti. Le prossime amministrative il nostro movimento sarà presente in tutti i comuni del Salento. Stiamo predisponendo delle liste molto forti e competitive perché c'è grande entusiasmo intorno al nostro progetto politico nel centrodestra, un centrodestra che ha bisogno non soltanto dei partiti nazionali che oggi al governo nazionale stanno facendo veramente tante cose importanti, stanno facendo il bene di questa nazione, ma c'è bisogno anche di movimenti territoriali che siano molto legati alle dinamiche del territorio, che siano pronti a intraprendere battaglie sociali importanti su tanti temi che ogni giorno noi proviamo ad affrontare dando anche soluzioni, non soltanto evidenziando le criticità. Quindi quella di oggi è un altro momento, un altro molto importante, dove abbiamo verificato la tenuta e la passione che c'è nei confronti del nostro movimento, cosa non semplice per un movimento territoriale, però ecco, siamo molto soddisfatti, abbiamo portato tanti uomini e tante donne all'interno delle amministrazioni, abbiamo un consigliere regionale, un consigliere provinciale, abbiamo due sindaci e speriamo che ne arrivino degli altri alle prossime amministrative. Insomma, la strada è tracciata da tempo, percorrerla assieme è inevitabile per dare forza al presente e per guardare con ottimismo ad un futuro ancora tutto da scrivere.